Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Nico Pertici, bentornato Nico, ciao, come stai? Ciao, ciao a tutti, tutto bene, grazie. Bene, 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 è già birrozzino scoppiato, Dio sì, va bene. Ah vai, diamo... scaldiamo. Per forza, diamo il bentornato a Mastro. Buonasera, buonasera a tutti. Diamo il bentornato a Vance, perché quello bisogna sempre dargli. E ovviamente, dopo, ormai è un'affezionata, è diventata affezionata in questo luogo, Lucillona, ciao Lucilla. Ciao. Bentornata. Grazie. Buonasera. Ciao Crispiz, bentornato anche a te. Ciao Chris. Ciao, oggi versione dark Crispiz, poi un po' panchettona dark, gossip, no? Totale. Un po' gossip. Sì. Lo sai che c'ho le fasi, io dipendo, le volte so cute, le volte so dark, dipende. Ma ci sta, ci mancherebbe. Ciao Santone dello Svapo. Bella Santone. T'a posto? Tutto bene, sto bene, scusate, dovevo mutare, vi avevo salutato male, scusate. Allora, ragazzi, innanzitutto la domanda chiave, perché io ho già chiesto qualche opinioncina ai già conosciuti, però voi non vi avevo ancora visto. Come è andato Lucca? Questo Lucca, per chi c'è stato chiaramente, perché non ci sono musica sta triste. Ah, esatto. Com'è andato? Master. Una vera merda. Perché? Spiega un po', grazie Zina. No, a parte gli scherzi, secondo me è organizzazione pessima. Stand pseudo vuoti, io fan dei giochi da tavolo, non c'era un cazzo per me. Stessa cosa anch'io, sì. Sono d'accordo. Non c'era un cazzo, sono andato nei padiglioni giochi da tavolo, sono entrato lì. Infatti ho fatto il biglietto 4 giorni, sono entrato il primo giorno solo. Ciao, minchia. Ciao. Quindi niente, sono rimasto un po' deluso, però mi è piaciuto l'ambiente fiera, perché mi mancava ambiente fiera, mi mancava rivedere persone conosciute, incontrare persone nuove, eccetera. Però se devo valutare Lucca come fiera è stata una delusione, se devo valutare Lucca come ambiente, allora top. No, secondo me, non lo so, so che è facile ragionare con le proprie tasche, no? Io non l'avrei fatta, io sarei stato buono, però sì, chiaramente sì. La macchina Lucca, se sta ferma, diciamo che blocca un introito, blocca un'economia gigantesca che risponde appunto al nome Lucca Comics. Esatto. C'è da dire anche però lo stand, dove ero peraltro anch'io, lo stand Real Collegio, che era un po', diciamo, la mecca delle carte collezionabili, giochi da tavolo, eccetera, era una roba veramente tremenda, con tra l'altro le carte sovrapprezzate almeno del 30-40%, ma roba che puoi trovare tranquillamente anche su Amazon. Con la fiera è normale. Ma in realtà le fiere ai tempi, esatto, prima c'era lo sconto, esatto, prima c'era lo sconto, l'ultimo giorno ti tiravano la roba dietro pur di non riportarsi a casa. Ora invece non è così, cioè il prezzo fiera non esiste più, ora il prezzo fiera è quello maggiorato, ma esatto. Veramente una merda. Vabbè. Sì, sì. E però sì, mancava anche a me effettivamente il come si può dire, il brivido del... Poi è stato bello perché, insomma, raga, firmare le carte è stata la cosa più bella secondo me di questo mio Lucca Comics, ma lo dico senza problemi. Sì, anche perché per me. Sì, anche per me è stessa cosa. Poi per me è stata la prima volta, cioè dopo che ho iniziato a fare questa cosa su Twitch, quindi è stata una novità da questo punto di vista. Grande Nico. Anche per me è stata una cosa strana, cioè vedere le persone che ti chiamavano e dicono Mastro, su fare una foto, per me era una cosa assurda. È super bello. Sì, io quando vedevo Nico circondato dalla gente che gli chiedeva la firma, mi sentivo anche un po', lo devo dire, orgoglioso. Ero proprio orgoglioso. Ero orgoglioso. Guarda i miei bambini che possono finalmente volare da soli. Ero proprio orgoglioso perché, ma oddio, Nico Pertici! Poi dicono nome e cognome perché Nico Pertici è il brand, no? Nico, cioè, non è Nico. Esatto. Non è Nico Pertici. È tutto attaccato. Non ho capito. Cioè, a te, sì, Dario, sì. Ti chiamano Dario, non è che ti chiamano Dario Moccia. Cioè. No, però Nico Pertici. Nico Pertici. È come Jonathan Borgheresi, cioè tutto una sua meccanica. È come John Travolta, sì. Eccolo. Bella Nanni. Ma poi anche la roba strana, per esempio, a me abbreviano anche il nickname. Cioè? Victor, ragazzi. Victor, non mi dicono meglio che dico Victor Laszlo, cioè Victor. Sì. Nico Pertici, capito? Ma Nico Pertici. Di che cosa ti lamenti tu? Cioè, il mio nick è il più storpiato, penso, su Twitch. Cioè. Snarnoris.
No, però, però Cree, anche Cree è molto semplice, no? Cos'è che vi piace fare a voi in fiera in generale, quando era tutto normale? Io passavo le giornate al padiglione giochi da tavolo. Beh, io di nuovo copio e incollo quello che dice il master. Ma proprio le giornate. Dipende anche dalla, dalla fiera, eh? Dipende dalla se sono... Cioè, no, no, tipo Lucca, magari puoi andare a vedere anche insomma, incontri con gli autori, ci sono le cose in teatro. Esatto. Se vai tipo non so, alla, alla Games Week giri per gli stand, cioè, perché non ci sono incontri particolari magari salvo qualcosa per cui magari vai agli stand. A me piaceva un sacco girare per gli stand di fumetti oppure per quelli delle figure. Io quando torno dalle fiere sono sempre pieno di borse, sacchetti con tutte le action figure della collezione. Delle fighe, anch'io. Sacchetti pieni di figure. Dove sto stand delle fighe? Perché Immaginavo Victor al ritorno a casa con tipo tra le mani. I sacchetti pieni di sì, sì, no, proprio sai tipo Playboy, le feste di Playboy. Sì, o oh, in America, così, così in America gli stand delle fighe ci sono davvero, lo confermo. Sì, 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 sì. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, mi mancava troppo. Dopo Luca, una capatina la dovevo fare. Una reunion. No, io invece ho avuto delle fasi. Ho avuto le fasi fumetti orientali. C'era la prima fase dove andavano i stand a comprare le cose. Poi fase un po' più quello da anziano. Cioè i fumetti corno, l'odore dell'antichità, l'odore del numero raro. Questo mondo qui. E infine... non ho più visto niente, cioè io ho iniziato da 5 anni a questa parte a non vedere più nessuno. Praticamente paghi e basta. Sì, a volte giovedì me lo prendevo per prendere qualche novità, ma poi basta. Però va bene, è anche il bello suo, eh. Anche perché ti riconoscono, io mi sono messo un passamontagna il primo giorno, un passamontagna del cazzo, e mi riconoscevano comunque, ma dalle scarpe, dalle moccia. A letto! Era come la cosa che ho raccontato, grazie Navarone. Come? Come dalla camminata, direi, Dario. Eh sì, c'è una camminata molto caratteristica, sì, effettivamente. Sembra va bo 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 bo. Esatto, poi fa la sigla dietro. Sì, sì, c'è una camminata molto stramba, sì, 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 sì. È perché c'ha tutti i piedi storti, un casino, è rotto in due, Dio Madonna, come delle merde. Ah, invece le feste, le fiere più strane a cui siete stati, tipo, sai le tattoo convention che vi fate tatuare nella fiera? Se stessi mi incuriosiscono un po', la fiera della robotica, sai queste cose un po' più particolari? Sono la fiera dei cavalli. Spiega un po', racconta la tua esperienza. Fiera dei cavalli. Fiera dei cavalli a Verona, sì, che mia sorella è fissata. No, io a fiera io del Madonnino, avete mai sentita? Chi è? Sì, quella Braccagni. Bravissima. Braccagni. Grazie, bravissima, sì, esatto. Certo. Esatto. Ma come fai a conoscerla su questa cosa? Perché c'era il Madonnino? Ci siamo prima, è stato di Padre Pio. Cos'è? Aspetta. Ripeti? Ah, c'è stato Raghicchio? No, conosci? No. La conosco perché sono di Grosseto, anche se vivo a Roma. Si fa presto. Quindi è abbastanza vicino a Grosseto. Ho capito. No, comunque, Madonnino, fiera dei trattori, ragazzi. No, bravo, bellissimo. Bellissimo. E cosa? Ma ti fanno fare anche il giro per provarli? Qualche volta sì. Davvero? Qualche volta sì. Non è che molti sono a me di Trebbia. Via, era nel campo, vai. Bello. Schiacciatore. Però. Sbatta era così in faccia proprio. Sì. Da noi fanno la fiera della battitura, che non è male. Battono il grano con le macchine di 100 anni fa. Figo. Sono belle, sì. Da in Romagna le fanno, sì, sì. Luce? No. Non è la mia tittura. Non è nostalgica questa cosa. No, non è la mia tittura del grano. Non è la mia tittura a petto nudo, no. Io la in distanza, Romagna nostalgica. Un metrello, due metrelli di distanza. Fanno anche, a Predapio fanno anche quelle Predapio, più che però lo lasciamo un attimo fuori dall'equazione. Sì, sì. No, assolutamente. Ma infatti io parlavo della fiera della battitura del grano. Noi condanniamo Predapio. Assolutamente. No. Ma c'è anche una bruschetteria buonissima, cioè una città senza dubbio, normale. Ma se poi sotto il pomodoro ci trovo il puzzone è un altro discorso. Comunque, no, Nico, diciamo le distanze di 3-4 metri. Allora, Nico, sempre. Pizza preferita è perché senza vergogna. Pizza preferita. Salamino e gorgonzola. Bella leggera per andare a letto tranquilli. Esattamente, così non ti svegli ghiaccio la mattina dopo. Sì, e morto. Ti mettono nella busta nera e ti portano via. Sì, sì. Oltretutto io sono intollerante al lattosio, quindi... Perfetto. Cioè, l'aggravante. Va via.
Ah, ok. Ciao Mase. Ciao Mase. Ciao Mase. Ciao Mase. Bent? Diavola. Perché? No. È piccante, mi piace il piccante. Sì, classico. Normi, un po' normi la diavola, però vabbè. Ma un po' tutte le pizze mi piacciono, dai. Tranne alcune, tipo quattro formaggi un po' peso, quella mi dà un po' fastidio. Io però c'ho una cosa, per me la pizza bianca non è pizza. Oh. Anche io la penso così. So, è una affermazione forte, me ne rendo conto. Ma per me la pizza deve avere tre cose: la mozzarella, l'impasto sotto e il pomodoro. Beh, ciucciami le palle. Scusa, Roberti ci passa dalla versione aziendale alla versione pub. La pizza c'è il pomodoro, la mozzarella e l'impasto. Se togli una di queste cose, smette di essere pizza. Vero. Un attimo in background. Ci sta così. Beh, un po' in background. C'è una cosa che non mi torna, vai in background. Che significa andare in background? In panchina, porco due. Ti no, non ce lo può, non ci puoi andare. O esci, dai. Oktar. No! Ma è buttato fuori Vance. Cosa ci fai qui, Oktar? Credevi fosse così facile, Dario? Non ho mai creduto. Oktar vivrà per sempre. A tutte le cose c'è una fine, Oktar. Appunto. Come a tutte le cose c'è una fine anche per te, Dario. Ma anche per Oktar. Non ti arrabbiare subito, Oktar, stai tranquillo, non arrabbiarti subito, stai calmo, respira. Cosa è questa? Una live di gruppo? Sì, lo è. Però te non sei il benvenuto, Oktar. Perché non sono il benvenuto, Dario? Perché tutte le volte crei danni e problemi. Danni? Preferisci per caso il tuo amico Paletti? Ah, cioè, ora è diventato canterino, Oktar. È interessante anche questo. E sì, no, certo. Certo che preferisco stare calmo, sempre. Certo che preferisco Panetti, certo. Dario. Bravo, un bel respirone. Vai. Io sono venuto qui solo per dirti una cosa. Dimmi. Io sono sempre qui. Non potrei far niente per mandarmi via. Lo vedremo. Guardati le spalle, Dario. Guardati le spalle. E riferisci ad Hector che la prossima volta non gli andrà così bene. Scusate. Eccoci, scusate ragazzi. C'è stata un'interferenza. È tutto ok, è tutto ok. Sono stati hackerati. Le solite cose. Okay. Dicevate la diavola, Vance. È buona. Sì, buona. Stupenda pizza. Sì, sì. No, il discorso era cambiato. Pizza bianca non è pizza. Esattamente. Esatto. Affermazioni forti. Affermazioni fortissime. Stavamo argomentando il perché. Esatto. Vai. Allora, io non la prendo mai bianca, in effetti. Non so, quindi, di solito preferisco la pizza, come dice Nico, pomodoro e mozzarella e impasto. Quindi il classico ed eventuali aggiunte. Aggiunte, certo. Esatto. Però non so di la mia se la pizza bianca è pizza o no. No, è la cosa è che pizza. Quando te hai voglia di pizza, non la pizza bianca. No, la pizza bianca non gratta quel prurito di pizza, non so se mi spiego. Sono d'accordo. Guarda, anzi, ti dirò di più.
quasi solo la margherita gratta veramente quel bisogno. Bravissimo, di pizza. Bravissimo. Sono d'accordissimo con questa cosa. Non mi trovo d'accordo. Ma guarda che no, la pizza bianca, infatti, non è pizza. Che cazzo, non è vero? No, sì, la chiamano pizza bianca proprio per separarla dalla pizza, cioè dividerla. È un'altra cosa, esatto. Un'altra ricetta, un altro modo di vivere la pizza. Io stasera anzi, mi sono a Roma non la chiamano. A Roma non la chiamano proprio. No, vabbè, pizza bianca, sì. Per farti capire che non c'è puta. No, a Roma no. A Roma non si chiama pizza bianca, è un'altra cosa. Se tu vai a Roma e ordini una pizza bianca, ti portano una schiacciata, una focaccia. Sì, una focaccia. Buonissima. Che è ecco. Bruttissima sta cosa. Come la chiami? Come faccio a coordinarla al ristorante a Roma? A questo riguardo è un casino, è vero. Beh, cosa, i ristoranti più teste di cazzo di tutti sono quelli che nel menù non specificano che la pizza è bianca, vero. Ma semplicemente omettono il pomodoro dalla lista degli ingredienti. Cioè, però quello sono cazzi tuo, devi ammoscare. Lo so, Dio leggere, buono, ma ho capito, Dio buono, ma è una pizza. Do per scontato che ci siano i tre elementi base della pizza, cioè l'impasto, il pomodoro, la mozzarella e poi altre cose. Vabbè, Nico, però non ti dà nulla per scontato. Sei come Novax, lo so. Così. Sono rimasto un po'. Sono rimasto inculato tante volte da questa cosa. Perché te ce lo vuoi per forza, non c'è verso di. Indispensabile. Va bene. Te imprescindibile. Bob? Preferita? Vabbè, culi delle fighe sopra. No. Quella è normale. Te, Lucilla, mi hai messo un culo su una pizza nudo? Brucia, no. Brucia tanto, Io sì, anche il pisello. Vabbè, non deve essere forza calda, Nanni. Sono gusti. Sempre. Dimmi, Bob, dicevi? No, dicevo, oltre la margherita, mortadella e crema di pistacchi. Sì, bianca, la burrata stasera, cazzo. Anche la burrata, bravo, anche la burrata. La mortadella è combo letale. Però non ce l'ha il sugo. Il sugo? No, infatti. Dipende. La crema di pistacchio. Alcune la fanno rossa, alcune la fanno bianca. Però col pistacchio e pomodoro. Cioè, rossa non l'ho mai vista. Ma vedi, ci sta. No, non ci sta il pistacchio e pomodoro, non ci sta niente. Provatela. Schifo. Provatela. Ma scusa, te Nani, no? Invece che sei cuoco, grandi arti culinarie, com'è che ti piace la pizza? Come la vai a ricercare? Prosciutto cotto, wurstel. Madonna, e patatine frite. Madonna. Beh, Nanni, cioè, le patatine frite sulla pizza sono un crimine di guerra. Della pizza. Dipende. Ti dirò che anche la maionese dipende. Se hai 6 anni puoi mettere le patatine sulla pizza. Se hai la licenza elementare non più. Proibito, no, allora, non puoi più farlo. Nico, ti spiego come se mettere le patatine. Tipo se sei a dieta e c'hai il pasto libero, patatine sulla pizza. Le mangi quando hai voglia di una cazzata. Anch'io la mangio, ma quando hai proprio voglia della, cioè, dici voglio mangiare la merda. Vabbè, ti do un'altra versione. Con la pizza che fa. Ti do un'altra versione. Allora, pizza rossa, ok, senza mozzarella, con sopra fresca un impasto di lattuga, gamberetti saltati e sfumati tipo con una e maionese. Sì, il cocktail di gamberi che fai tipo sì, praticamente un mousse, una specie di salsa rossa, di salsa rosa. Scusa, ma una schiacciata al cocktail gourmet, di gamberi non è meglio? Una schiacciata buona. Dentro cocktail di gamberi. No. Basta, Frecchi su Instagram, Norwegian Cat, sempre su Instagram, ragazzi, croccantini gratis per noi. Victor, te invece? Io mi aspetto di tutto da Victor, salame piccante e gorgonzola come me. Sì Lo svapone? Anzi, se no anche spianata calabra. Anche volendo. Spianata calabra, però. Che forse dal tonco, capito? Onduia anche a volte. Onduia, stai buono, ora ci buona l'onduia. Cazzo. Ma io non lo so, io margherita con la bufala, proprio. Sì, buonissima. Il pomodoro del basilico. Classica, proprio normalata. Tremendo. Io invece vado sempre Onduia e bufala. Madonna, Onduia e bufala. Buona. Sentone ha detto come di più. No, mi sono sbagliato. No, come... io ancora no. Ma io con la pizza io sono molto. Allora, io sono sempre a dieta. Perché io sono tendenzialmente un ciccione spaventoso. Ho perso 46 kg, ve lo potete immaginare. Vabbè, io in totale nella mia vita penso di averne persi 160. Tra tutto. Hai perso un altro tempo, praticamente. Sì. Un altro tempo. No, io sono
da normale sono 70 kg, ero arrivato a 110, vabbè, io adesso sono... quanto sei alto, scusa? Io sono 1,68, quindi sembro grande, ma è un effetto ottico della mansarda che spioventa. Però fatto sta che io di pizza ne mangio sempre due, quindi io una margherita la devo ordinare. Sì, sì, sì. Ripozzino margherita. Per me c'è, cioè, la margherita, la devo ordinare. In più ne prendo un'altra dove in mezzo c'è il mondo, almeno 4-5 ingredienti. Minchia, l'antipasto, via. Sì, 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 però ecco, io faccio digiuno 24 ore tutti i giorni, quindi mangio solo alle 2 e quando il pasto libero mi permetto di mangiare la pizza. Minchia, ma una vita di stealth, cioè, mangi una sola volta al giorno. Il metabolismo, sì. No, assolutamente, il digiuno... Nani fa un pasto all'ora, pensa, cioè, quindi c'è proprio una grande differenza. Io faccio un pasto al giorno. Ma non è vero, no. Ma sì, sì, infatti c'è, cioè, non va mai bene sta cosa. No, ragazzi, guardate che il non digiuno... Non pranzo mai in live, ho iniziato da ieri. Socialisti. Il digiuno va bene, ma intermittente, ragazzi. No, c'è sempre il digiuno. Ci arrivi per gradi, alla fine anche il 24 è comunque un intermittente, perché non sei veramente in digiuno. Cioè, una volta ogni 24 ore mangi. È chiaro che non lo possono fare tutti, eh. Cioè, uno deve essere controllato. C'è stato un cibo che avete immediatamente rigozzato? Cioè che quando l'avete messo in bocca vi siete talmente schifati da vomitarlo istantanei? I pomodori. Okay. Pomodori anch'io. Io non mangio i pomodori a fette. Io se vedo un pomodoro a fette vomito, non riesco. Victor, fratello? Anch'io? Sì, sì. Ma cosa vuoi? Se nel sugo ci sono i pezzi di pomodoro, io ti sbonto. Cazzo vuoi, Nanni? Cazzo, sulla pizza, pomodoro, sulla pizza, pomodoro. No, cotto, va bene, crudo no. Cotto è passata, cioè, aspetta. No, esatto, crudo è un'altra cosa, Nanni. No, neanche, io anche se... Se è secco, secco riesco a mangiarlo, perché ha una consistenza diversa. Ci sta. Ma c'è quella pellicina, c'ha la buccia tutta secca, sembra di mangiare Io se mi dai pomodoro fresco, anche cotto, ma così, proprio l'esorcista, niente, non riesco. E il pomodorino confit? Neanche, neanche se mi dai dei soldi per mangiarlo, ti vomito spruzzo doppio, biforcato. Cibo degli dei. Biforcato. Sì. E qui, ok, te Mastro ce l'hai un cibo che rigozzi, cioè proprio istantaneo. Allora, io fa strano a dirsi, ma mangio molto col naso. Cosa significa? Che io annuso molto, annuso molto. Cioè, se una cosa ha particolare odore forte, mi dà veramente fastidio. Quindi, per esempio, io molti formaggi non riesco a mangiarli. No, peccato. Cioè, se mi metti il gorgonzola lì, io sto male, ok? No, se me lo metti nella pizza, ci sta. No, però se me lo metti lì, non ce la faccio. Ho capito. Ma no, invece io formaggi mangerei qualsiasi cosa. L'unico che mi preoccupa un po' è quello con vermi. Vabbè, Crispis, si scazzerà e tutto, però non ce la faccio, non ce la faccio. È buono, eh? Non guarda, è io l'ho mangiato una volta senza saperlo. Vabbè, vermi alla fine saprà di formaggio, tanto ha vissuto sempre lì dentro. Come il tartufo profitevole in chat, ragazzi. Il tartufo non si rigozza, cioè, se io lo rigozzassi per sbaglio perché c'ho un virus intestinale, me lo rimetterei in bocca. Ma com'è possibile? Il tartufo rigozzato. No, tartufo, il bagno nel tartufo. Tartufo ti scansa la gente. Invece te, Lucilla? Io la menta, mi fa proprio schifo. La menta. Foglia. Anche a me non piace, dico la verità. Però non è che mi fa rigozzare addirittura. A volte per sbaglio ho bevuto latte e menta. Buono. Stavo per vomitare, mi fa proprio disgusto. Solo è, per una frigio, è una delle mie cose preferite, Lucilla, latte e menta. Stai ma perché hai avuto un trauma? A letto due bicchieri di latte e menta. Ma hai avuto un trauma del tipo che ne hai bevuto troppo, di magari, non so, tipo sciroppo alla menta? No, non mi piace il sapore. Non ti piace il sapore della menta o della roba al gusto menta? Perché è diverso. Cioè, un mojito lo riesci a bere? Io il mojito lo bevi? No, Lucilla. Lucilla, non mi fare incazzare adesso, Dio Cristo, l'avevi già detto l'altra volta. Come non bevi altro? Impossibile. Impossibile. Sono astemio. Ok, quando aveva detto che era di Grosseto... sembrava interessante adesso. Dai, no. Ma non hai vissuto se non sei rovesciato il whisky sul cazzo? Scusa, ma come fai a essere astemio? Sul cazzo. No, ma questa è un'altra cosa. Non mi piace. Confuso. Ecco, io è Nanni, no? Ecco, l'alcol, per esempio, io mi è capitato di bere un bicchiere di whisky,
dalle cosce di una donna, che è una delle cose più belle del mondo, no? Bellissimo. Cosa faceva un genitore? È incredibile. Ovviamente. Victor conferma sempre. Cioè, te puoi dire, guarda, una volta ho sparato a un coglione e con il sangue mi ci sono fatto una treccia solidificata. Bonissimo. Me la sono messa intorno all'altro coglione e poi ho spruzzato. Victor fa, certo, bellissimo. Certo. No, ma tu racconti cose, cioè, cose normali, non è così impossibile. Normali. Vabbè, dai. Certo. Chi è che non l'ha bevuto? Sì, si può fare, bevuto però, un alcolico, scusami. Vabbè, non era whisky, era un alcolico. Non era proprio il whisky della botte. No, no, chiaro. Era torbata. Un bel nicca, lo butti lì sulle coscione, belle, rimbalzano e poi fai un attimo, no? Per vodka Red Bull. Che rimbalzano. Vodka Red Bull, c'è una cosa così. Certo, devono proprio, no? Una bella sciacciose. Se no, Dio, cioè, quindi te, se Lucilla, proprio niente. Cioè, non c'è un qualcosa che... Ma hai provato, hai fatto dei test, magari... Allora, una volta ho fatto una super figura di merda. Ok. Perché era la prima volta che bevevo rum e pera, sono andata a questo pub, i miei amici mi hanno rotto le palle 2 ore per bere, quindi l'ho fatto. Okay. E ho bevuto prima la pera dicendo, oh mio Dio, ma è buonissimo, no, non sa di alcol. E fatto, wow. Cioè, proprio il barista mi ha guardato in un modo per dire, non mi piace, cioè, l'alcol. Cioè, vabbè, non c'è qualche significato morale, no, non c'entra niente, proprio il sapore. Ti piace. Ci sono i giusti approcci per apprezzare l'alcol, però devono essere graduali. Ad esempio, fa cagare il sapore, però lo bevo lo stesso. Cioè, cosa? Fa cagare il sapore dell'alcol, ma lo bevo lo stesso. Cioè, lo bevo alla goccia, perché mi fa... Ma no, dipende dal cocktail, secondo me. Devi trovare quello giusto, Victor. No, io so già, io bevo o la roba iperfruttata, l'importante è che non si sente sapore, o fruttata o sour. Se no io sour buonissimo, se la goccia con la pizza vomito, pizzica piccola, prova a assaggiare lo Yugo. Lo Yugo Spritz Yugo, una alternativa con lo sciroppo di Sambuco. Esatto, di Sambuco. Quello lo riesco a bere perché è molto fruttato, cioè un sapore comunque, esatto, si sente poco l'alcol, è dolce, sciroppo, sì assolutamente, va bene. Quindi Lucilla niente, invece no, niente, sto pensando. Nemmeno un limoncello, un qualcosa di fruttato così, niente, mai provato, non ce la fa. No, perché non mi piace nemmeno il limone. Quindi ho capito, Lucilla, ma Dio Madonna. Vabbè, c'hai tutte, Dio buono. I dolcioni classici, il tipo bananino magari, beach, che era buono, il bananino, vodka, dai. Raro, vodka ragolino. Vodka pesca in Baileys, mastro visto. Una storcionata al Baileys, ve la ricorderò per tutta l'anno. Forse una volta all'anno si posso fare. A questo proposito, qual è stato il vostro alcolico gateway, cioè quello da ragazzini, il primo cui vi siete approcciati? So, io me la ricordo. Dare sicuramente il limoncello. No. Dare sicuramente il limoncello. No. Che mi ricordo quando sostenevi di essere astemio, poi dopo hai scoperto il limoncello. No, lo ero. Cioè, sostenevo perché lo ero, ho scoperto l'alcol. Lo è. Esatto. Io lo ero, Lucilla, poi sono diventato normale. Vabbè, comunque, dici. No, scherzo. Dice, no, una piccola battuta. Era un gonfia alle gote, via. Era una piccola battuta. E ci mancherebbe. Un gonfia alle gote. Sì, perché quando fai così ti si gonfiano. Ma non è un po' di shaming, è una cosa ganza. No. Hai proprio fatto una combo di offese. Non è vero, non è un'offesa. Vabbè, via. Era una battuta. È una battuta, ma nemmeno. Cosa c'è? Cos'è Benzer? Cosa c'è che non va bene? Cosa ha detto? Hai detto, ti sostenevo. Hai detto, Lucilla, buona testa di cazzo, l'hai detto ora. Lucilla, testa di cazzo, lo replico. Hai sentito? No, Benz, qui va eliminato Benz, via, bisogna mettere... Buttato fuori? Vabbè. Matteo Riso, ragazzi. No! Bellissimo, la papalina. Benz, lo reintegriamo. No, dai, buttami fuori, povero Benz. Tra una mezz'ora torna Benz. No, facciamo un po' alternanza, dai. Così. Ecco. Sì, e poi Venezia. Poi la piccola, in realtà era un filmato quello del riso, non era vero. Ok. Enrico, vai, qual è il... No, dicevo, te Venezia con che alcolico, cioè qual è stato il primo alcolico... Il gateway, quindi quello entry level, non mi ricordo se super entry level. O piña colada o Sex on the Beach. It's gonna piña colada! Adesso faccio una domanda che potrebbe passare male. Il gateway, Sì. Probabilmente l'Archemens.
Beh, ma l'Alkermes, ma io spero non tu l'abbia bevuto. Tu non l'abbia bevuto. Come mai a bello, Dio buono, vanno i dorci. L'hai trovato in casa della nonna l'Alkermes? Tipo una roba del genere. Sì, una roba del genere. Comunque, per me è stata una pinta di birra che mi hanno offerto Lenzi, Martinello e Florio per farmi sbloccare. Effettivamente ce la fece, non capivo più un cazzo. È il mio primo accordo. E poi ho scoperto i cocktail, le cose, i vizi. No, tanti, sì, tanti iniziano dalla roba super zuccherata, tipo appunto pigne colada. Vodka alla pesca. Esatto, vodka pesca lemon penso sia uno dei... Oddio. Per me è stato lo Jäger Bomb. Lui, boia. Minchia. Quello è lo Jäger Meister con la Red Bull, sì. Con la Red Bull, sì, sì, sì. E te, Santore? Io Cocker Home. Vabbè, Cocker classicone anche quello. Ah, ci vai di... Era sì, era un classicone proprio. Ci vai di amaro, nel senso. Sì. Sì, vabbè, ci sta, ci sta. E invece, ragazzi, Luci, voglio partire proprio da Lucilla, no? Che oggi ci vuole raccontare molte cose. Invece, noi, c'è il vizio, c'è il gioco, l'alcol, il cibo per molti. E invece, Lucilla, te hai un vizietto, un viziaccio anche, qualcosa di oscuro, un lato perverso che nascondi? Ride. Non penso di volerlo dire. A posto, però c'è. No, era per spoilerare una roba a Nanni, magari. No, vabbè, no, niente di... C'è il cazzo? No. No, non c'è il cazzo, no, non sembra dalle foto. Okay. Volo photoshoppano bene. Che vizia tu è avere il cazzo, poi, scusate. Sì, senti, tra l'altro. So. No, è un segreto, era un segreto. Un segreto. E te, Master? No, a volte però... Attenzione, forse... Forse è il cazzo, no. No, siccome mi mandano... Hanno ricominciato a mandarmi spesso le dick pic su Instagram... Mm. Lo fa, io adesso ho fatto una tecnica. Scusa. Ho fatto una tecnica e se ho voglia e tempo cerco una foto a caso di un pene su internet, la mando facendo finta che sia il mio e poi mi bloccano e spariscono. Bella, e funziona per adesso. Bella questa tattica. Sì, lo userò anch'io. Funziona, ma faceva anche un mio amico, infatti. E poi che... No, vabbè, ma sì. Lui lo faceva perché lo faceva. Insomma, non è per, era per risposta, credo. Questa... Lo fa. Masto, te invece hai un lato scuro, tipo appunto mandare le foto dell'ano aperto, spalancata le fie. Un chinchino male così, un chinchino strano. Sì. Un chinchino strano, il sudore post-atto. Mi piace sentire... i corpi che si tutto post atto, il sudore mi piace, ci sta, cioè, per bicchierata di sudore sì, no, non è che lo bevo, Nane, che cazzo dici, cioè mi piace strusciare, puzza di sesso, ho letto, bravo sì. Te invece, Nico, cosa che come se c'ho un... ma francamente non sapevo. Vabbè, sei te, Benz, adesso. Sei te, Benz. Sei Benz. Noi siamo Benz. Crispiz ce l'hai per forza. Aspetta, ma non ho capito io di che è stata a parlare. C'è vizio o kink? Un vizettino, cioè, qualcosa... Sì, no, un vizettino, una cosa, una piccola perversione che c'hai nascosta. Tipo, cioè, una volta alla settimana o anche due. Dipende, si fa tipo serata, quindi... GDR? No, non proprio. Diciamo che c'entra un qualcosa che è simile all'erbagatta. Ah, sì. Vabbè, torbone, vabbè, quello si può dire. Normale giovedì sera, diciamo. Contesto, ma cambia joint. Simone, cioè, te ce l'hai anche più di uno. Vabbè, un vizio, io non ne ho vizi, quindi c'è, cioè, proprio... Quattro qui, ma durante. Cosa durante? Ah! Durante l'atto. Sì, boia. Ma sotto certo punto di vista amplifica, fai tipo amplifica pausa anche. Sigaretta e vai, cioè. No, niente pausa, no, niente in bocca, pausa. In bocca così. Ma ti sa mosciare, sì, no. Scusa, Nanni, aspetta, sì. Facciamo un passo indietro. Cosa vuol dire ti sa mosciare cazzo mentre fumi? Cioè, fumando mentre trombi ti sa mosciare cazzo? No, mentre fumi joint. È un vasodilatatore. Vasodilatatore joint. Fumi joint e ti addormenti sulla topa, poi ci sbavi solo. No. Se sei nell'atto ti amplifica teoricamente, no? Sì, infatti, è quello il punto. Sì. Nanni, ma... No, io credo, cioè, hai bisogno di un eccitante, non di un tranquillante, no? Esatto, cioè, sei tutto pesante. Ma vabbè, vasodilatatore, cioè, ti dilata i vasi, cazzo, si basa su no, quello. No, appunto, semplicato. Vasodilatatore e c'è una pressione. Tu ricerchi l'effetto speedball con quella cosa lì. No, perché il distendere i nervi...
sotto certi punti di vista ti libera molto di più e ti fa fare molto di più. Ah. Quindi è simile all'alcol, ma senza l'effetto che ha l'alcol, esatto, che è contrario. Esatto. Esatto. Io ne ho uno importante. Sì. Il santone dello svabo. Io lo sapevo, guarda. Che la sigla del santone dello svabo. A caso. Mi spieghi, allora, puoi spiegare a tutti finalmente adesso perché c'è questa perversione nei confronti del santone? Oh, sì. Comunque sì, gli potevi rispondere alla sista Panetti, Santa Madonna. Finalmente è arrivato questo momento. Lo aspettavo. Io ho una storia col santone dello svabo. Siamo picchiati? No. Una storia di messaggi risposti. No, non ci siamo mai parlati. La Michela ti scrisse, ti volevo mandare della roba, ti volevo regalare delle cose. Non a regalare cosa? Prendi i miei soldi, Santone! Tutti! Ascolta, io sono partito nella mia umile Roma con questa piccola, come dire, passione per le sigarette elettroniche. Ok. Allora mi inoltrai in YouTube e trovai il santone dello svapo illuminato da raggi di gloria, oltre a Danielino e tutti gli altri, certo, tutta la cricca, i miei dei, si può dire? Puoi dire quello che vuoi, insomma. E da te ho imparato a fare le resistenze e tutto. Grazie, sono contento veramente. Esatto, poi avevamo una piccola cosa in comune, abbiamo un contatto in comune per un piccolo breve periodo. Karen. Ah, ok, certo. Un piccolo contatto in comune in quel periodo della mia vita. Ah, ok, non lo sapevo sta cosa qua. Sì, 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 che lei all'inizio era una... Ciao, amore. Ciao a te. Chi è che è andato? Ogni tanto Bob, ogni tanto cambio come mi pare a me. All'inizio era una vape model. Sì, diciamo di sì. Io forse il suo primo video lo fece con me a una fiera, sì. Sì, sì, Karen, esatto. Karen mi ricordo che ha fatto anche quel fantastico dipinto che aveva fatto con i pixel bruciati col ferro da stiro. Ma come cazzo faceva a fare quello? Non c'entra un cazzo e sto parlando io e Santone. Puoi anche uscire da questo pub. Quindi distrutto totale. Perché metteva i pippolini di plastica e poi gli dava fuoco e si distendeva la texture. Io, Santone, ti ho messo nella mia top 5 persone dei dell'internet. grazie. Ora c'è posto per tutti. Bene. Oh, perfetto. E tra l'altro qua. Incredibile. Attenzione. Guarda, io mi sto fumando la faccia del Santone. Esatto, io guardo anch'io questo. Umiltà del Santone dello Sva. È il mio liquido preferito, tra l'altro, di quelli che ho fatto. Oh. No, ok. Fini, cosa è successo? È uscito, master. Te, Lucilla, mai fatto un puzzle con i pixel bruciati col ferro da stiro? No. Ok. Nico? Che cazzino? Praticamente è una griglia. Cos'è? Sulla griglia ci metti... È una griglia. C'è una griglia. Prendi una griglia. Ci metti i pippolini. Una griglia. Hai presente le cazzo di griglie bianche con i fori piccoletti? Ci metti i pallini colorati? No, io non ce l'ho. Ma quelli di plastica, quelli di plastica. Ah, sì. Col ferro da stiro e crei. No, non l'ho mai fatto. Una griglia. Una griglia, crei dei colori. Lucilla, ti piacciono i colori? Qual è il tuo colore preferito, Lucilla? Ma come crei dei colori, ragazzi? Io non ho capito. Rosa pastello. Una griglia, Matteo, una griglia. Rosa pastello, vabbè, sì. Io, senti, Nico, non lo so. Cosa hai fatto oggi di bello? oggi? Ma stavano parlando loro. Ho lavorato, poi sono andato a fare una cosa, sono andato in giro un attimo, sono andato in fumetteria, ho comprato l'ennesimo fumetto di Gar Tennis, poi sono venuto a casa, ho fatto una live sulla Nicorette e poi sono qui. Ma tu sai di essere il re? Il re, io sono il dio, assolutamente. Comunque sei veramente un punto di riferimento per tutti quelli che svapano. Quelli che svapano, beh sì, diciamo, nel mio settore mi conoscono in tanti, assolutamente. Io ti amo, non riesco a guardarti senza avere gli occhi a cuore, proprio un giorno ci toccheremo la barba a vicenda. Ti ha messo Victor! Ma non capiti mai a Milano tu?
No, io sì, posso capitare ogni tanto a Milano, sì. Ok. Cioè, di solito, per ci lavoro. Ci sta organizzarsi, organizzarci per qualche... Sì, senza problemi. Cioè, quando io non ho problemi, basta organizzare. Santone, hai mai forzato la tua alimentazione per cagare sciolto? No. La giornata tipo del Santone dello Svappo. La giornata tipo del Santone dello Svappo. Allora mi alzo, vado al cesso, piscio, mi lavo i denti, vado di sotto. Allora bevo caghi sciolto. Allora caghi sciolto. Aspetta, no, che sta arrivando la cagata. Sta arrivando. Okay, okay. Vabbè, ci diamo arriva, qui. Arriva la cagata, non ti preoccupare. Bevo un'acqua apposta per cagare. mezzo okay. Litro circa di acqua apposta per cagare. Tu tieni tanto all'impasto? Io tengo tantissimo all'impasto, deve essere della giusta consistenza, perché ragazzi, dalle feci si può vedere la salute di un essere umano. Ci sta. Ok, lo dicono i dottori stessi. Allora. La Bob, quindi. Poi bevo un caffè, il primo della giornata, lunedì, mercoledì, venerdì vado subito in palestra. Finisco la palestra, arrivo a casa, mi sistemo, vado a guardare la mia mensola di là e guardo i prodotti che ci sono da recensire. Di solito c'è la fila. Prendo il prodotto per l'esatta settimana successiva e inizio a lavorare. Faccio il mio video che dura, insomma, ci metto quelle 4, 5, 6 ore a fare la mia roba. E poi pomeriggio amministrazione e la sera basta. Lo Svappo è un sogno o aiuta a sognare? Lo Svappo è un sogno che aiuta a sognare. Bene, reintegriamo gli altri. Esatto. Santone, grazie prego, mille per aver detto fino adesso. Assolutamente, prego. Grazie mille per avermi concesso di parlare con te. Assolutamente. Nanni. Sì. E, data che te sei una persona molto bislacca, possiamo dirlo, per quanto riguarda fetish particolari, anche abitudini un po' strane. Qual è la tua abitudine più strana, Nanni, che non hai mai raccontato al nostro grande pubblico? La mia abitudine più strana? Sì. E qua, che non ho mai raccontato, è dura. Ce n'ho... No, questa non la posso raccontare. Ma più strana, no. Diciamo che io... Ma ti dico questa. Vai. Ho molta difficoltà a pranzare seduto al tavolo. Cioè? O a cenare, a mangiare sotto al tavolo. Cioè, se è una cena di gruppo, un pranzo di gruppo, ci sto, ma dopo un'ora mi sento in trappola. Ma quello perché lo fai, Nanni? Cos'è? Cerchi di risparmiare tempo oppure è proprio un'abitudine? No, è un'abitudine, Perché sempre mangiato, sempre abitato da solo, sempre vissuto da solo. E quando sono da sempre io mangio davanti al portatile, tipo o sul divano, o sul letto, con un lenzuolo sopra. Cioè io sto più comodo seduto sul letto con le gambe incrociate, con un lenzuolo sopra, mentre mangio davanti al portatile, piuttosto che mettermi a sedere sul tavolino di cucina con i portatili davanti. Non ci riesco proprio a stare a tavola. Vabbè, però se sei in compagnia ci stai più volentieri a tavola. Sì, ci stai più volentieri, però già dopo un'oretta inizio a cioè non sono a mio agio, nel senso, mi diverto, so bene tutto, però vorrei alzarmi, vorrei mettermi a ste per terra piuttosto. Non so perché, sto male sulle sedie. Ma è una questione di della sedia. No, non solo della sedia, proprio abitudine. Scusate, cosa stai bevendo? Eh? Cosa stai bevendo? Un gin tonic e una tisana rivitalizzata. Un bel mix. Ok. Ho bisogno di stomaco. L'abbinamento. Perché così tamponi per il gin tonic. Non posso fare solo gin tonic, non sono stupido. Grazie, certo, ci mancherebbe. Gastroprotettore. Sì, tutto bene, Riso sarà un po' emozionato. Era c'era fuori Riso, purtroppo. Cioè, purtroppo, prima. Purtroppo. Non ho capito niente. Purtroppo. Era cena fuori, no? C'era cena fuori, sì. Come è andato? Tutto bene? Benissimo, eravamo in un agriturismo che fa degustazione di ravioli. Bello. Buoni. Che tipo di ravioli c'erano? Non so come posso spiegare. Come erano chiusi? A farfalla o a... Cioè, com'è che si fa? Ovviamente la domanda è parlo, se no... Scusa. Così. Dove hai detto che era la ravioleria di... La ravioleria è vicino a casa mia, provincia di Spezia. Ma lo prendi con le forchette?
ti portano tipo 8 tipi di ravioli diversi, conditi con sughi diversi, tipo una porta, una sperlunga ogni quarto d'ora. Dario? Cosa? Vabbè, io non ce la faccio, bimbi, dai. No, ignora, ignora. Ok, capito, no, Simone. Eravamo arrivati a quando l'inserviente... Simone, sto parlando con te. Il cameriere porta 8 ravioli, li porta... Dario, sto parlando con te. Prego. Sto parlando con Simone, dai zitto un attimino. Siamo davanti agli 8 ravioli, cosa facciamo? Come ci comportiamo? Non è una... Ma che cazzo è? Ma mica stai a fare un escape room? Ma che cazzo c'entra? Devi stare calmo, devi stare calmo, perché il raviolo ha una sua filosofia, un suo percorso. Matteo te lo spiega. Dal raviolo si capisce tutto di una persona. Esatto, l'approccio. Come dalle feci, esatto. È un casino. Esatto, come dalle feci. Parlerò con Nanni, parlo con Nanni. È educato. Praticamente ti portano 8 portate di 8 ravioli diversi, sì, con un ripieno diverso abbinato a un sugo diverso, ma non è che te li portano 8 insieme, cioè non è che ho un raviolo anche però, perché se no si ghiaccia l'ultimo, sì. Hai capito, Mastro? Cioè, capito, si ghiaccia. Segna un po', allora ravioli, allora Simone, allora segna un attimo, 8 ravioli per 8 portate, cioè 8 portate contenenti 8 ravioli, segna un attimo. Esatto, perché... ma non tutti insieme, mi raccomando. Quindi 8 per 8, 64 ravioli sono, Simone. Allora, uno sbotto di ravioli. Bravo, 8 ravioli. Ok. Più sì. Sughi, metti, più sughi, 8 sughi. Più su, esatto. Sug. Non si deve scrivere anche G-H-I, sughi. O così si fa nella ristorazione, eh? Esatto. Scrivendo tutto intero. E bravo. Sei stato bravo. È vero. Uguale, variazione. Uguale cosa viene? Degustazione. Scriviamo degustazione. Ma è una proporzione, un'equazione. No, è un dato. È un dato che serve. Va, esatto. Un'equazione. Aspetta, ci devi aggiungere la location, quindi l'agriturismo. Agriturismo, vicino a lui, scrivi. Agriturismo, vicino a lui. Provincia di Spezia. 64 ravioli, che degustazione è? Cioè, sono tanti, 60, non è che sono degusti. Sono parecchi. Con vari dipende quanto sono grandi, eh. Lui si scrive con la B o con la U? Posso chiedere, però? Sì. No, questo, Matt, è importante, okay, questa cosa qua. Cioè, il raviolo lo mangi intero oppure lo spezzetti? Io lo mangio intero. Allora fai un disegno, Simone, ti chiedo questo sforzo, fammi un raviolo e dividilo per 4 con un più. A seconda del sugo cambiavano, ecco, l'impasto. Sì. Era gli 8 ravioli, carciofi e tartufo con il ragù bianco d'anatra, c'era speck e menta. Che non piace, però Lucilla ci impazzisce. Lucilla, io Lucilla non so cosa dirti se non ti piace la menta. Ma non ha detto nulla. Beh, ma non importa se era arrabbiato. Non ha detto niente. Non importa arrabbiato. Lei è di Grosseto, quindi. Esatto. E quindi? Vabbè, okay, un casino. Grosseto, è il fantasma di Pac-Man. Raviolo, raviolo. Questo è raviolo. Ecco, burro e salvia. Che classico, grande classico, buonissimo. Burro e salvia è top. Raviolo di Chernobyl, quello. Ciao Matteo, buonanotte. Allora, ciao Matteo. Buon fine settimana anche a Proto. Vai, ciao. Nostrate Spice. Chi è Proto? Norwegian Cat. Nanni, se oggi tu potessi fare fotografo ambito magari OnlyFans, No. Da chi prenderesti spunto? No, non ci sarebbe non, il tuo... Non lo faresti? La tua ispirazione. No, a me piacciono molto i ritratti. A me piace proprio la fotografia. Ritratto di nudo è un ritratto? No, ritratti proprio... No, in realtà ritratto vuol dire un'altra cosa. Ritratti proprio volti. Boh, non lo so. Secondo me fare le foto di nudo non ce la farei. Ora come ora con la testa di non ce la farei. Perché verrebbe troppo il cazzo duro. Ecco, come fanno? No, Lucilla, bisogna guardarsi in faccia e dirsi l'osso me stanno. Come fanno i fotografi in farsi il cazzo duro quando vi spogliano? Vi dicono di spogliarvi? Sei gay, Beth? È successo solo una volta una cosa molto imbarazzante, ma non c'entrava il cazzo duro, ecco. Cioè? Nel senso, scattai con questo fotografo, ma anni fa, e mi sembrava una persona molto seria, e aveva il mio numero di telefono, e la sera dopo aver fatto il set mi ha chiamato la sua ragazza in lacrime dicendo che ero una stronza, che ero una puttana. Oh, cazzo. Perché lui si era un vecchio di me, io nemmeno lo sapevo, nel senso, non c'entrava assolutamente nulla.
molto imbarazzante, perché questa mi chiamò piangendo, offendendomi, non capivo nemmeno cosa era successo, quindi sì, questo è stato molto più imbarazzante che vedere magari col cazzo duro, sì. Un cazzo duro. Ma in genere secondo me il fotografo di nudo non si eccita, perché ce ne vede talmente tante che... Ma poi c'è il professionismo, che è sempre come, però... è come il ginecologo, è come il ginecologo. Esatto, bravo. Vabbè, ma il ginecologo è un ambiente diverso, ragazzi, non c'è sessualità. Se sei professionale, no, sei lì, sei attento a delle altre cose, alla composizione, non è che stai guardi mille altre cose. È lavoro, capito? Cioè, perché allora non a caso un santone. Questo discorso qua lo possiamo fare ancora di più con quelli che i cameraman dei film porno, come cazzo fanno? Cioè, esatto, ma poi avete mai visto le posizioni in cui si devono mettere? Provano quasi di sgusto, cioè lo vedono come stesso, che dicono basta. Anche perché a livello registico è spoetizzante, cioè le pose che fanno non sono naturali, non è una roba... Sì, sì. Paradossalmente il video dal di fuori non è sessuale quasi. Secondo me il porno è diverso. Non è bianco, se sfuma comunque. Sì, nel grigio. Grigio. Il grigio. Bruta. Scusa, io vorrei prendere le distanze dal statua dietro i copertici, così al volo. Quale? Ma il braccio sinistro, poi non c'entra niente. Ma è il manechineco quello. È un gatto. Grazie a Bruno Frenda. Ecco, se tu dovessi aprire un OnlyFans, Nico, cosa ci metteresti dentro? Cioè, innanzitutto lo apriresti e cosa ci metteresti? Ma francamente lo aprirei perché mi faccio cacare. Cioè, mi faccio cacare io, mi immagino agli altri. Cioè, proprio... Ma se... Nico, ma tutti ti desiderano, cioè... Sì, ma che no. Pensa che all'inizio del pub hanno detto: se non c'è i copertici, io vado via. Cioè, esatto. Quello lo dicono perché è un grande apprezzamento. Quello lo dicono perché probabilmente la gente che è degli imbecilli che mi seguono, ma insomma, cioè, offese fan? Non me l'aspettavo. Ma certo, ma perché li conosco e so che sono purtroppo. Quindi non mettere persone perché non ti senti a tuo agio col tuo corpo. Quindi esattamente. Sono in quella. Cioè, sono. Non sono, diciamo, confident con il mio corpo, quindi non so come si dice in italiano. Sì, va bene, cioè a tuo agio si può dire. A mio agio. Ma hai in mente di affrontare la cosa oppure ti va bene così? Allora, devo essere sincero, è tutta una cosa psicologica, ci ho provato nel 2020, cioè fine 2019, sì, inizio 2020, avevo iniziato seriamente a fare esercizi in palestra e tutto quanto, poi è arrivato il Covid e poi sono tornato nel tunnel terribile, quindi... Però ora puoi ritornare, poi ma non è facile, perché è tutto qui, sicuramente. Però posso dire che la palestra è il male da questo punto di vista, proprio il male. Dipende come la fai. Perché per chi è soprattutto abituato come noi a lavorare magari in casa spesso... solo l'idea, lo sforzo iniziale di uscire di casa, arrivare fino in palestra, aggiungendo il fatto che ci siano un sacco di persone intorno, oltretutto, quindi la seconda difficoltà è quella, secondo me ti limita tantissimo. Piuttosto fai un mini investimento in casa, compri 2-3 stronzate e in casa davvero magari c'hai la spinta di iniziare. No, io invece in casa non riesco a allenarmi. Esatto, troppe distrazioni. Perché in casa, esatto, ho tutto questo. Io sto in casa, ma poi non hai gli strumenti giusti in casa. Bravo, secondo me in casa dipende quanto spazio hai in casa. Guardate, Simone, può fare tranquillamente senza strumenti. Simone, vuole dire io ho fatto una piccola donazione alla palestra che sta sotto casa mia di 190 euro, ma non ci sono mai andato. Eccoci, una piccola donazione. Però in realtà mi sono comprato una panca. Tanto io, poi dipende sempre da corpo a corpo, secondo me, perché a me basta veramente poco per tornare in forma. Bellissimo. Io avendo quei manubri, se faccio manubri un paio di volte al giorno, sto a posto. Gli esercizi, poi le gambe, io non ho bisogno. Secondo me la palestra è totalmente soggettiva. Ma io sono messo come era il santone, insomma, cioè devo perdere molto, molto, molto. Purtroppo, cioè, se uno deve perdere, diventa uno stile di vita, non è che ci esci fuori. Esatto. Anche, anche solo per mantenere per non stare male, la fai. Comunque, Dario, ti volevo dire, mi è venuto in mente l'oscuro segreto che boia in pochi conoscono. Attenzione. E l'oscuro segreto è questo. Il Necronomicon, bello. No. L'album di foto? Il libro dei cazzi? Sì. No. Sì. No, sono tutte fototessere di gente che ho trovato in giro. Ma stai scherzando? Che vuol dire?
Ma è legale? Non credo. Ma Ma è allucinante. Devi tipo del... Tu sei il tipo del favoloso mondo di Amelie. È vero. È una roba del genere. Oh, l'ho fatto molto prima di aver visto il film. Dai, ma è bellissimo. Una ragazza me l'ha fatto notare, e ho detto, come... Sì, è TSO, esattamente, la gente in chat che mi... Sì, purtroppo sì. No, ma perché? Cioè, nel senso, cos'è che ti... Vai a grattare da sotto le macchine delle fototeste? No. C'è stato un momento in cui ho iniziato a trovarne tantissime e tutto è iniziato da questa foto che farò vedere nuovamente da lontano. Ma dove le trovavi? Oh mio Dio. È mia. È una foto di coppia. Questa è una foto di una coppia. L'abbiamo tenuta per giorni nel fondo in cui ci trovavamo con i miei amici, incorniciata, con scritto loro. Sotto li chiamavamo loro. Ma loro erano loro. Erano diventati nostri... Simone! E questo è il mio oscuro Simone, segreto. Qual è la storia che, tipo quella di Nico Pettici che ha tirato fuori adesso l'album delle foto, una cosa inquietantissima, qual è la prima storia che vi ha fatto veramente paura? No, collezionismo. Di denunce. La storia vera o storia... È un po', c'è una storia di finzione, magari un piccolo brivido... Un horror, ma un tendo, aspetta, tipo un film o proprio una storia narrata? Io ne ho una. Una storia, magari un romanzo, un digiuno. Quando ero, di vera. Quando ero bambino, io vivevo, anzi mia madre ancora vive vicino a una marana. Non so se si intende. È tipo un fiumiciatto. Una marana. Ah. Non so come cazzo si chiama. Un fosso. Esatto, e tipo io dalla finestra di casa mia, le mie case popolari, si vede tutto il percorso fatto di canne di bambù altissime che percorrono sta marana. C'era questa leggenda di questa persona che noi sapevamo chi era, che quando c'era luna piena diventava un po' matto e diventava un lupo mannaro. Ma non fisicamente un lupo mannaro, però era tipo una malattia. Si spogliava e andava nella marana a rotolarsi nel fango e a far sta roba qua. Lupo mannaro, cazzo. Proprio... E quindi ci sono state volte in cui io da bambino guardavo dalla finestra e vedevo le canne di bambù che si muovevano e sta persona che si muoveva nella marana. Questa cosa mi ha terrorizzato. E poi lo vedevi non sapevi bene se era lui o no, e il giorno lo vedevi questa persona e pensavi che... Ma cazzo, questo la notte... Ma secondo te era un pazzo che ne sai, boh? Ti sei mai informato sulla cosa da ragazzo? Allora, io per un breve periodo mi sono informato e sembra essere una strana patologia questa. Cioè? Quella di buttarsi nelle paludi? De fa il lupo mannaro. C'è gente che l'ha fatto. Cioè, di credere di essere un lupo mannaro. Ma altre persone che hanno avuto esperienze simili. TSO? Te, Lucilla, c'è una storia che ti ha spaventato, che ti ha particolarmente colpito, tipo il topo Sreda, quello che poi era a Torino. O similari, quelle robe lì. Esiste? Sì. Ma io sostanzialmente finché non vedo non credo, quindi cose tipo spettri, eccetera, non ci ho mai creduto più di tanto. Solo la casa, quando ero piccola, nell'appartamento, ci stava un po' triste da raccontarvi, non lo so, vabbè, la racconto lo stesso. C'era questo tipo che si è suicidato e quindi visionavo delle voci la notte, eccetera, però era tutto nella mia testa, secondo me. Comunque ero piccola e mi aveva un attimo traumatizzato sta cosa. Victor, e te invece che sei sempre così fifone, ce l'hai delle storie coi capi? Sì, io ne ho una. Allora, c'era questa casa, che tra l'altro non è neanche lontano dove abito io, che si diceva fosse infestata, che a me quelle cose lì non è che fanno neanche paura. Si diceva, perché c'era questa storia che girava, che non ho mai capito se fosse vera, perché ci sono alcuni che confermano, alcuni anziani, altri che dicono no, non è vero, quindi non si è mai capito se fosse vero, in cui c'era questa negli anni 50, c'era questa donna che, insomma, aveva, la dico in maniera non bannabile, fatto una roba molto brutta alla famiglia, ok? E l'hanno trovata in stato catatonico perché si era tolta permanentemente, fisicamente, la possibilità di vedere con...
con un tubo, con una cannula tipo quella tipo flebo. Minchia, e l'avevamo poi portato in manicomio a Novara. E c'era questa, sì, e il punto è che non so se fosse per la storia o se perché effettivamente era così. La casa era una cosa terrificante, cioè era una casa normale, ma forse per la suggestione aveva come questa, sentivi proprio come, come se avesse un'aura maligna, non so spiegarti, ogni volta che passavi davanti a me veniva freddo, forse per la, forse per la storia, la suggestione, per me faceva una paura terribile, sì sì. Te che a Crispiz in Sardegna ce l'hai delle storie, cioè storie allora, sarde, no, tipiche? No. Stipiche proprio. Sì. Questo cavallo che si sentiva male e lo davano tutti per morto, c'è andato il veterinario e l'ha dato per morto e un giorno invece è andata sta qua che pensavano fosse la strega del villaggio, ha fatto due cose, due parole, due gesti e il cavallo si è rialzato e c'erano come un pesce. Io vorrei dire che in chat hanno riconosciuto la casa che ho detto, per farvi capire quanto sia iconica nella zona. Ah, cioè, per riconoscerla vuol dire che allora non era una sensazione solo mia. Santone invece? Storie, robe strane? Ma io guarda, una cosa che ho visto, non vissuta da me immediatamente, praticamente l'assista era in giro col cane la notte, e a un certo punto mi ha fatto il video di tutti i giochi dei bambini che erano nel parchetto vicino al cimitero che si muovevano da soli. Peso. Porca troia, però questo è pesante. Facevano avanti e indietro, sono pieni di cose da cavalcare dei bambini. No, no. Ha fatto così che quindi non è che li può muovere il vento perché comunque no. Hai capito? No. Io ti dico, cavolo, non è che mi dice una cavolata, No, no, no. No, no, io vorrei chiarificare una cosa stasera. Chiarificare. Sono anche qui chiarire, porco Dio! Che vuoi? Vabbè, niente. No, luce, chiarisci un attimino, dai. Chiarifichiamo. Chiarifichiamo. Una parola che ho inventato io adesso. No, non è, no, è un altro significato. Ah. Lo fai parlare la povera luce luna, scusa. Io buono. Ma corretta, se sbaglia l'italiano. No, ho capito, ho capito Edo, ma poi si ghiaccia il Nesquik. Abbi pazienza, falla parlare. Dai, ghiaccia il Nesquik. Sì. Che cosa cazzo vuol dire? Dai, dimmi. Dillo. Va bene. Che io ho chiuso con Nanni. Bene. Come mai? Che vuol dire che chiusi con Nanni? Però occhio perché per noi Nanni. Non siamo da Grimbaud qua, per questioni che infatti. Non è che dobbiamo creare hype su relazioni mai iniziate. Esatto, quello è Dada. Porco Dio. Ecco, insomma? Quindi niente. Ma quando mai ci hai aperto con Nanni? Sì, sì, fai quella faccia. Attenzione. Se lui sta, è come gli struzzi, è immobile per cercare. Attenzione, una lacrima? No, vedi? Sì, succede. Va bene. Niente, questo è il dramma. Spezzo. No, non facciamo dramma qui. No, spezzo il mood imbarazzante facendo una domanda a Victor. Victor, te hai mai desiderato metterti la donna ad altri? No, hai mai desiderato fare sex con una donna d'altri? Che palle! Posso dire adesso, Edoardo, hai rotto il cazzo! Ci chiami il cazzo, dai. Hai rotto il cazzo! Parenti, ritirati da Twitch definitivamente, per favore. Chiudi quel cazzo di canale! Chiudi il canale, fai musica e non rompere i coglioni. Vai, sì. Vado a ciucciare il cazzo con le gialle. Sì, ok, TikTok, bla 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 bla, TikTok housers. Tu sei un TikTok housers. Il primo ad avere contatti con i TikToker sei tu, bastardo. Cazzo. Ma cos'è l'asilo, veramente? Luce Luna. Sì, dimmi. Te, facendo questo lavoro, no? Di lavoro per la content creator, e comunque avendo a che fare anche con persone molto grandi, e... senti delle differenze tra loro e te? A volte senti il gap generazionale? Io vorrei fare una controdomanda. Cioè, perché a me tutte queste domande sempre molto così? Cioè... Perché c'è 18 anni. Qui siamo tutti dei vecchi e te c'hai 18 anni, insomma. Mi sembra evidente. Comunque, non mi pare una domanda così difficile. Cazzate, no, non è difficile, assolutamente. Dicevo che era una domanda più seria rispetto alle altre. No, comunque no. Cazzo,
Che cazzo fai? Vuoi? Ma chi? Ah, Simone. Con chi parla esattamente? Non Simone! La mia posizione. Sono Simone! Ricordi, no, Panariello? Sono Simone! Grandissimo! Oh, vedi, scusatemi, la giungla... Scusatemi, questa è una giungla del cazzo. Ce ne siamo resi conto? Sì. Il pub, cioè. Buongiorno Simone. Buongiorno Simone. Ma zitto, adesso il pub è mio. Va bene, forza, di la tua. E quindi forza. Torno io a chiedere torni? Luce Luna. Ah, ecco perché. Dimmi. Sì, io. Senti questa differenza fra i grandi streamer e... No. Ma è la stessa domanda che gli ho fatto anch'io, imbecille. Perché fai una domanda? Sì, ma se me la chiede Simone è più bello. Oh, vaffanculo okay. Anche te, capito, imbecille. Dicevi, Simone? Non fare quella faccia tu, là sopra, dai. La mano. Chi è? Che cazzo vuoi da me? Ma non mi rompere i coglioni, porco Gesù! Posso dire che ti luce, ti sto facendo tre cose dalla volta! Luce Luna, ascoltami. Sì, guarda te. Quali sono i tuoi streamer preferiti? Ma no, non era quella la domanda. Devi stare zitto. Vorrei evitare di parlare di Twitch Italia, quindi dirò che al momento non... Perché cosa c'è? È perché preferisco non parlare di Twitch Italia, cioè nel senso non perché non... Ma nel gruppo di Evox ne parli sempre, ma che cazzo dici? Scusa. Ma è diverso, e poi non è vero che ne parlo sempre, nel senso, cioè non è che tu mi hai chiesto chi sono i tuoi streamer preferiti. Quali sono i tuoi streamer preferiti? Da questo si può dire, dai, una classifica di... Io... Ti ho chiesto quelli che ti fanno cagare. Allora, facciamo così, dai, ti alleggerisco il compito. Chi... salveresti e chi invece là. Spareresti in faccia interrompe sempre, dimmi. Allora, diciamo che io non ho avuto una bella relazione con Twitch Italia nell'ultimo anno della mia vita, ok? Per questo che non perché perché semplicemente non, cioè, ho avuto delle brutte, cioè mi sono successe le cose brutte. Colpa di Nanni? No, allora. Ma chi lo conosce a quello? Cioè, là. Silenzio, silenzio, silenzio. Ma non è vera questa cosa. Spiega. Silenzio, spiega. A me sono arrivate, quindi. A Cristina piace tanto. Allora, se dobbiamo fare macello, facciamo macello. Allora, nel senso... Nel senso mi è stata data la colpa, mi è stata data tipo, tu cerchi solo attenzioni, sei una gold digger, che letteralmente ho guadagnato più di loro, nel senso, non so, in tre mesi, però nel senso, cioè, io sono la gold digger, io sono quella che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, io sono di là, io sono di qua, nel senso, mi hanno tolto tutta la gioia nel divertirmi a fare quello che mi piaceva, e stare in compagnia, e inoltre mi affibbiavano sempre tipo... Luce! poi ti dico la mia, fai prima... Calma! Vai. Se tu... Sarei calmissimo. Hai deciso di inchinarti... No, ora già aspetta, parti male. Re internet. Pensavo lei chiamata come content creator e quindi far parte di questo. Ma di questo cosa? Di cosa fa? Se tu stai silenzio. Tu devi accettare anche le conseguenze. Sì, no. Sì, ovvio, questo sì. Silenzio. Cosa vuole Massaro che mi guarda così? Ciao Ivan. $175,000. Ci sono tantissimi lati negativi dell'internet. Silenzio. Mi fate parlare. Siediti comodo. Grazie. Sto bene. Ci sono tantissimi lati negativi dell'internet, tra cui le critiche. Panetti. Porco Giuda, niente. Vabbè, ma non ti puoi interrompere, Simo, ogni parola. Continua il discorso. Allora, Luce Luna, se ti posso dare un consiglio, te l'hai presa così brodi. Male perché sei giovane, ok? No, ma adesso non me ne frega un cazzo. Ah, beh, no? Posso, allora però, l'anno scorso comunque ho avuto queste esperienze abbastanza brutte perché sono diventata praticamente la faccia più odiata. Ma chi ti si incula, porco Dio, la faccia più odiata? Ma è vero, questa è palese ricerca di attenzioni, palesissima. Nanni, ne parliamo in privato quando mi risponderai su WhatsApp, va bene? Si rispondi con az. A cosa ti devo rispondere con az? Cane. No. Ma basta le conversazioni private, tenetele per voi. Sta pure bleffando. Alla gialla madò. Allora è diventato veramente il circo.
sei io. Aspetta, no, aspetta. No! Allora, raga, no, se vogliamo far diventare il circo, ci penso Dario. Stiamo per fare la storia qua, ragazzi. Stiamo per fare la storia. Allora, Lucio, non resisterò. Dai, facci vedere il buco del culo. Stai tranquilla, stai tranquilla. Poi, però, ecco, quello che ti posso consigliare è non continuare questo calvario con anni. Cioè, non ha nessun senso. Cioè, ma no, è stata un'esperienza. No. Poi lì ho detto, vabbè, mi ha lasciato un po' disgustata. Quindi poi... Ma io? Prendi, prendi... Ognuno... Ma perché ti senti al centro dell'attenzione? Ognuno... No, ma infatti non... è che ognuno ha le sue croci. No, per esempio, Panetti ha avuto sempre... Non nominarmi! Cambia soggetto. Un tuo amico, di un tuo amico, Dario. Okay. Un mio amico. Un mio amico ha avuto sempre il peso di essere affiancato ad un altro content creator più grosso. No. E, no, e quindi deficitare di quel passettino in più. Poi ci sono io invece che... no, anche questo forse è meglio non dirlo. C'è Vance, che ora fra poco verrà sostituito da Morgan Rarity. Ognuno vive la propria... No. La vive in maniera diversa, capito? Morgan un fratello. Certo. Un fratello napoletano, un grandissimo fratello. Ma poi stanno facendo anche il disco insieme, quindi non ha nemmeno senso. Ecco. No, bravo, no, bravo, non t'azzardare. No, non t'azzardare.